Allora, risolviamo assieme i tre esercizi dei quattro segnati. Iniziamo dal 180. Il 180 si presenta come disequazione x alla quarta più 3 maggiore o uguale a 0. Allora, questi tipi di disequazione sono immediatamente risolvibili facendo delle considerazioni di base sul fatto che il polinomio che definisce la disequazione, x alla quarta più 3, è costituito da una potenza con esponente pari della x più un numero positivo. Allora, se osserviamo che qualunque numero sostituito alla x, quindi sia esso negativo, positivo o anche lo zero, ci restituisce un numero positivo o nullo, sempre per ogni numero, sia i negativi che i positivi, perché? Perché l'esponente pari li porta al positivo. Quindi x alla quarta fornirà un contributo che al minimo, cioè come valore minimo, sarà 0. Ieri ne abbiamo discusso. Perché? Perché se metto un negativo elevato alla quarta diventa positivo, un positivo elevato alla quarta è positivo, lo 0 elevato alla quarta fa 0, quindi il contributo di x alla quarta è al minimo 0. Se a minimo 0 ci sommo un numero positivo, di certo la quantità numero positivo o nullo più un numero positivo non sarà mai negativa, giusto? Quindi possiamo rispondere subito che il polinomio x alla quarta più 3 è sempre positivo, quindi ha come soluzione della disequazione, visto che ci chiedono i positivi o nulli, tutti i numeri reali, senza fare neanche un calcolo. Allora, le soluzioni sono tutti i numeri reali che nel libro trovate scritto con tutti gli x, che vuol dire la stessa roba, per ogni x appartenente a R, cioè l'insieme delle soluzioni è tutto l'asse reale. Se vogliamo fare anche il graffichetto, tutti i punti della retta, che sono i numeri reali, sono soluzioni per la nostra disequazione.